Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a scoprire un pochino quali sono i miei prodotti preferiti di questo periodo e quella che è un pochino la mia routine nei giorni in cui mi voglio rilassare e coccolare un pochino. È una tipologia un po' diversa dal solito, che mi ha impiegato tanto tempo, quindi un mi piace solo per l'impegno, che spero che vi piaccia. Quindi lasciatemi scritto sui commenti cosa ne pensate di questa nuova tipologia di video e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale. E niente, andiamo subito a scoprire un pochino quello che faccio, quello che mi piace fare in questi giorni di relax. Oggi, come prima cosa, vado ad utilizzare il mio nuovo diffusore, per ambiente di, oli essenziali. Questo è un diffusore con la copertura in metallo, quindi è molto più resistente di quelli in plastica o in ceramica ed è di Aida. Lo potete trovare su Amazon, ma vi lascio sotto nell'info box tutti i link per poterlo scoprire un pochino più da vicino. È realizzato, ispirato all'arte italiana, come vi dicevo prima, ha la copertura in metallo, ha due tasti, uno per utilizzarlo solo come vaporizzatore e uno per utilizzarlo soltanto come lampada. Potete lasciare che le luci colorate cambino colore alternandosi tra di loro, oppure fermare la luce nel colore che preferite. Questo diffusore ha una capienza di 250 ml, quindi dura davvero tantissimo. Ha un timer che si può impostare in base a quanto lo volete tenere acceso ed in più ha anche l'autospegnimento automatico quando finisce l'acqua, quindi è un prodotto davvero top che richiude in uno tutto quello che io cerco in un diffusore per ambiente. Una volta che ho preparato e gli ho inserito degli oli essenziali rilassanti di nasoterapia e si chiama Coccola, vado a prepararmi un tè, è il mio preferito di questo periodo. È alla menta e cioccolato della Yogi Tea. Quella che utilizzo in autunno in questo periodo è questa qui. Per rendere l'atmosfera ancora più rilassante, accendo un po' di musica che vado a cercare appunto su YouTube e poi incomincio a realizzare i miei prodottini che utilizzerò appunto durante il mio bagno e incomincio con la maschera viso, quindi in una ciotolina vado a versare un cucchiaino di miele. E poi ci aggiungo due spruzzatine di cannella, ovviamente mescolo tutto molto bene. Per conoscere le proprietà del miele e della cannella ho realizzato dei video apposta appunto dove parlo di questi ingredienti e ve lo lascio linkato giù nell'info box. E vado a realizzare la mia seconda ricetta di oggi ed è uno scrub per il corpo. In questo periodo utilizzo uno scrub al caffè e quindi verso in una ciotolina 2 cucchiai di zucchero di canna, 1 cucchiaio di caffè e 1 cucchiaio di olio vegetale. E anche qui mescolo tutto molto bene e lo metto da parte. A questo punto incomincio a rilassarmi un pochino, mi piace stare un po' da sola, liberare la mente dai pensieri, quindi mi bevo il mio tè caldo e mi dedico un po' di tempo anche alle amiche, quindi scrivo un po' alle amiche, messaggio un po' con loro, intanto mi sorseggio il mio tè.
Un'altra cosa che mi piace fare prima del bagno per rilassarmi, per coccolarmi un pochino, è una sauna facciale e vado a versare una bustina di camomilla ed una di tè verde e poi riempio appunto la ciotola con dell'acqua bollente e sto sopra appunto ai vapori di questa sauna per circa 10 minuti in modo insomma da sciogliere tutte le impurità, aprire i pori e preparare la pelle al passaggio successivo, quindi passati 10 minuti mi asciugo la pelle. E poi vado ad applicare la maschera che ho preparato appunto prima al miele e alla cannella, ha un profumo pazzesco. E la applico appunto sul viso, su tutto il viso e la tengo in posa anche questa per circa 10 minuti. Anche qui devo passare un po' il tempo, quindi anche qua chiacchiero un po' con le amiche e intanto vado anche a preparare il bagno per dopo. Questo qui è il risultato, insomma, un po' da spa, un po' rilassante, e già questo ti calma e ti tranquillizza. E poi vado ad accendere anche le candele profumate. Questa, per esempio, è alla ciliegia e cannella. E quell'altra invece è alla vaniglia. Per preparare il mio bagno vado ad utilizzare questa bubble bar che non è altro che un bagnoschiuma solido che abbiamo realizzato insieme in qualche video fa, quindi vi lascio anche di questo il link giù nell'info box. E non vi avevo mostrato come si utilizzava perché ve la mostro oggi nel video. Praticamente non si fa altro che scioglierla sotto il getto della doccia e vedete che fa tutta la schiuma. Una volta che ho sciolto appunto tutta la zucchetta, il risultato finale è questo. E poi vado ad applicare anche lo scrub, che anche questo ha un profumo pazzesco. E in questo periodo mi sta piacendo molto perché è veloce da fare e poi ti lascia la pelle morbidissima. E passo lo scrub su tutto il corpo, braccia, gambe e se necessario anche sul viso. Una volta finito il bagno, ovviamente lavo e sciacquo tutto quanto e l'ultimo passaggio che mi piace fare è applicare una crema. Quella che sto utilizzando adesso è alla camelia dell'erbolario e è stato un regalo di Natale dell'anno scorso, quindi insomma è ora di finirlo e quindi anche qui vado ad applicare la crema su tutto il corpo. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi scritto sotto nei commenti se vi piace questa tipologia di video, così ne faccio altri. Se volete altre informazioni sul diffusore, sul vaporizzatore di oli essenziali, vi lascio tutto giù nell'info box. Trovate anche un codice sconto, il link al sito e il link Amazon dove potete acquistarla. E niente, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e lasciatemi sottoscritto nei commenti appunto tutto quello che pensate o qual è la vostra bath routine o i vostri modi per rilassarvi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!